ci ha dato la conoscenza, no? Ci ha dato queste anche scritture vediche, no? Proprio per beneficio dell'umanità, per beneficio delle anime che vogliono ritornare sulla piattaforma spirituale, sulla piattaforma trascendentale, così. Quindi, e qua gli esseri celesti così pregano il Signore Supremo che appunto di benedirli, no? Col suo sguardo misericordioso, così, di proteggerli, perché alla fine anche gli esseri celesti, nonostante che sono molto superiori agli esseri umani, no? Hanno dei poteri infiniti, confronto a un corpo umano così inconcepibili, no? La bellezza, no? Tutte le caratteristiche, i corpi degli esseri celesti sono mo molto belli, no? Splendenti, e hanno molti poteri mistici, no? Che possono fare tantissime cose. Quello è che nella forma umana siamo molto condizionati. Però anche loro, nonostante questi poteri, questa grande anche opulenza, questi agi che hanno, però sanno che anche loro sono temporaneamente, no? Quindi una vita breve, e anche loro non sono libere delle tre influenze della natura materiale, così. Già Shishi Radharamani ki jai, Shishi Nitai Goranga ki jai. Quindi anche gli esseri celesti, come un essere umano pensa di vivere in circa 100 anni, così, anche per loro è la stessa, nel senso, anche se per la differenza, per noi vedere una vita di un essere celeste ci sembra quasi eterna, invece per loro stessi, per tutti vivono 100 anni questo universo materiale, no? Anche Brahma vive 100 anni, un insetto, una formica, ognuno ha un periodo di tempo, no? Così. Quest'era però è in Kali Yuga, no? Così. Però ognuno è in relazione al suo corpo, alla sua dimensione di dove vive, no? Quindi anche noi, sulla vita di un essere umano su questo pianeta, 100 anni è una certa durata, però per un insetto 100 anni significa qualche ora, magari un giorno, una settimana, così. Quindi. Ognuno c'ha il suo, però in base ogni corpo c'ha più o meno questo spazio da vivere così. E poi questo è l'ingranaggio dell'energia materiale, no? Che tutti gli esseri gradualmente, no? Si degradano, ma gradualmente questa è la macchina del tempo, no? Che anche gradualmente si elevano così, fino ad arrivare alla piattaforma negli esseri umani, nelle piante, in tutti gli altri esseri, diventa tutta una cosa graduale anche l'avanzamento spirituale, no? Però quando si arriva invece alla forma umana, la forma umana è proprio, abbiamo il libero arbitrio e l'intelligenza di cercare la conoscenza per elevarci spiritualmente, per fare un progresso spirituale. Però se questa intelligenza non è utilizzata, la forma umana si può chiamare anche forma animale, perché a livello animale sia gli umani che gli animali fanno quattro tipi di attività, no? Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Quindi sono attività per il corpo, ma non per l'anima, no? Quindi è tempo perso. Cioè, perché è tempo perso? Perché non si fa un progresso spirituale. È anche l'occasione unica che l'anima condizionata ha all'interno dell'universo materiale, che quando prende, è come una macchina, no? Se noi vogliamo spostarci da qualche parte, nel momento che c'è la macchina, c'è la benzina, c'è tutto, prendiamo la macchina e ci spostiamo, no? Possiamo arrivare alla nostra destinazione così. Invece se abbiamo la macchina, però la teniamo, anche se c'è la benzina, c'è tutto, e la teniamo ferma lì, stiamo tutti i giorni, la puliamo, la lucidiamo, però la macchina non si muove di niente, controlliamo l'olio, tutto, non serve a niente, la macchina serve, logico che bisogna pulirla, mantenere bene il motore, l'olio, tutto quello che serve,
ruote, insomma. Però il punto è che la macchina ci serve per andare in un altro posto, dove vogliamo andare, no? Dobbiamo andare, non so, a Roma a farsi una passeggiata, con qualsiasi posto, quindi è il mezzo che ci serve per spostarci da un luogo all'altro. E così il corpo, la forma umana in questo mondo materiale, cioè è la forma proprio ideale per trasportare, è il mezzo che trasporta l'anima a livello superiore, a livello spirituale, così. Quindi, ed è una grande sfortuna non utilizzarlo, quindi ogni essere dovrebbe cercare gradualmente di progredire per avanzare spiritualmente. Quindi, nella spiegazione Srila Prabhupada dice: Dio è la persona suprema, è l'origine della manifestazione cosmica. Quindi, ed è celato dalle prodigiose attività della natura materiale. Infatti uno dice, ma non vedo Krishna così, è come una giornata nuvolosa, no? Di pioggia, che dice, ma non c'è il sole, non esiste il sole. Non è che non esiste il sole, ci abbiamo le coperture davanti, no? Ci sono le nuvole, quindi c'è la nebbia, e non vediamo che certi giorni, specialmente adesso che andiamo verso l'inverno, cioè, il sole possono passare a volte anche una settimana senza vedere il sole, ma non è che il sole non c'è, sono queste coperture che non ci fanno vedere il sole. E in realtà queste coperture a livello di anime condizionate, cioè, le contaminazioni materiali che sono all'interno del nostro cuore, così. Quindi è importante così. In quest'era, specialmente con la benedizione di Krishna attraverso la sua manifestazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che si è venuto così su 500 anni fa su questo pianeta proprio per liberare le anime condizionate, no? Perché il Kaliyuga, vediamo, avanza sempre di più, la degradazione sempre di più, va avanti sempre di più. Vediamo, no? Le cose che succedono oggi, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 o 50 anni fa, succedevano raramente, adesso succedono all'ordine del giorno, non ci si fa più neanche caso, no? Quindi vediamo che tutto è dovuto perché la gente non fa più austerità, no? Non fa più sacrifici, non si impegna nella religiosità, nel senso che si diventa sempre più atei, più impersonalisti, no? E ognuno continua così con la sua mente, con il suo falso ego, quindi se aumentiamo solo il falso ego e uno si alza la mattina, io la penso così e devo andare avanti così, ma è completamente sbagliato, cioè, così. Questa è una coscienza completamente animale, così. Quindi gli animali non hanno l'intelligenza per discernere, no, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, no. Ma invece l'essere umano ce l'ha, ce l'ha questa parte di intelligenza che deve sviluppare, no? E quindi Chaitanya Mahaprabhu così ci ha dato questo il mantra, no? Il canto dei santi nomi è proprio il metodo più semplice per tutti gli esseri, no? Così. Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Che attraverso questo mantra, così, questo canto della liberazione, così tutta la polvere, no? Le nuvole, la polvere che ci copre la nostra visione per vedere Krishna, Dio, la persona suprema, si dissipa così. Quindi non è che Dio non si può vedere, cioè Krishna si può vedere, no? Si può vedere, ci si può parlare così, si può fare. Si può avere la relazione intima con lui, come in realtà tutte le anime, siamo tutte parti integranti di Dio, no? Siamo tutti, non è che siamo di un'altra natura, anche noi. L'anima. Non è differente da Krishna, no? Tutte le anime sono particelle
spirituali, parti cieli del corpo di Dio. Srila Prabhupada fa sempre l'esempio, no? Qualsiasi goccia d'acqua non è differente dall'oceano in qualità, non in quantità. Quindi è questo qui. Quindi Krishna è l'origine di tutta l'energia, sia materiale che spirituale. In realtà per Krishna non c'è differenza tra materiale e spirituale. Quindi tutta la creazione è tutta sua, no? Quindi, solo che la creazione materiale è temporanea, no? Viene manifestata e poi viene distrutta, no? In un ciclo preciso, no? Quindi, però, dovuto a questo ciclo che gli esseri che si, come vediamo qua, che gli esseri celesti pregano Dio, la persona suprema, per avere la benedizione di progredire spiritualmente, no? Così, una persona che diventa cosciente di Krishna si impegna al servizio di Dio per ritornare, per essere liberata dell'illusione dell'energia materiale e dalla questa non visione, no? Della realtà, delle cose, della realtà spirituale soprattutto, così. Quindi attraverso le benedizioni di Krishna, così uno può ritrovare se stesso, se stesso. Ritrovare se stesso significa quando capire in realtà chi siamo noi, così, e qual è la nostra relazione con Dio, no? Capire la realtà di tutto quello che ci circonda, no? Così. Oggi come oggi ci sono tanti ragazzi, no? Ragazzi, c'è gente che comincia a praticare yoga, così, no? Meditazione, cioè, che diciamo, fanno parte anche della cultura vedica, no? Proprio per, vado in India, vado così, in India ci sono, vado sull'Himalaya, non so, a meditare per trovare me stesso. Sì, però ci vuole la conoscenza per trovare se stesso, non è che vale solo perché uno va in un posto, anche fa un tipo di meditazione, di questo. In tutte le cose ci vuole conoscenza. Anche uno dice vado in cucina e faccio una preparazione, ma anche andare in cucina o qualcosa che sia, ci vuole sempre una conoscenza degli ingredienti che si devono usare per manifestare la preparazione. Così. E così a livello spirituale, no? Attraverso la conoscenza uno sa cosa deve fare, no? Meditare, come deve usare questo corpo per liberarsi dalle influenze della natura materiale e della contaminazione materiale, così, e di riuscire ad abbandonarsi a Krishna, Dio, la persona suprema. Quindi anche Srila Prabhupada una spiegazione, dice, gli Shastra, le scritture autentiche come la Bhagavad Gita e altre scritture vediche ci insegna che al di là di questa meravigliosa manifestazione cosmica c'è Dio, la persona suprema. E che il Signore appare per mantenere il regolare procedere della manifestazione cosmica e per rivelarsi agli occhi di coloro che sono situati sotto l'influenza della virtù. Quindi vediamo che è molto importante anche, prima di tutto, anche agire sotto, almeno sotto l'influenza della virtù, no? E poi, perché la virtù è già a un livello molto elevato, perché dalla virtù è più facile passare alla trascendenza, perché se sappiamo che la virtù significa conoscenza, no? Pulizia, tutte le qualità della virtù, no? La passione significa attaccamenti, no? Attaccamenti per il proprio corpo, ma sempre a livello materiale, no? L'ignoranza significa proprio degradazione dell'anima, cioè che in ignoranza si fanno tante attività completamente abominevole, che è difficile, no? Che progredire spiritualmente quando si è troppo sotto l'influenza dell'ignoranza, no? Questo, ecco perché sono i tre gradini, no? Che uno prima deve cercare di sviluppare questa qualità virtuosa, no? Infatti, no? Quando si è preoccupato a portare questo movimento qua in Occidente, no? Anche per noi essere vegetariani così è molto importante, è la base. Vediamo che in questo pianeta ci sono tanti gruppi religiosi, così, preghiamo Dio, così, ma sono cose, sì, vanno, tutto va bene, ma fino a un certo punto. Poi uno se veramente vuole progredire sulla
Sono conoscenze sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza, questo è il punto. Ma se vuole progredire veramente spiritualmente deve superare l'ignoranza, la passione, arrivare a un piattaforma virtù e poi superare addirittura la virtù per situarti sulla piattaforma trascendentale, Vishuddha Sattva. Quindi sono gradini, no? Non è ecco perché c'è la confusione anche su questo pianeta, no? Io sono di questo gruppo religioso, tu sei di quello, così. Ma le scritture vediche sono per tutti, no? Queste le scritture vediche sono completamente trascendentali, no? Ci fanno capire che siamo anime spirituali e il nostro compito è quello di impegnarci al servizio di Krishna, no? Così. Ma del modo più diretto e soprattutto reale, no? Non immaginario, così. Quindi attraverso gli insegnamenti di maestri spirituali, attraverso le scritture, c'è il Bhagavatam, la Bhagavad Gita, che viene tutto spiegato dettagliatamente, nei minimi particolari, cosa ogni essere deve fare e cosa non dobbiamo fare. Seguendo le autorità, maestri spirituali autentici, come dice sempre Srila Prabhupada, non un maestro spirituale che chissà chi è, da dove arriva, chissà chi è, no? Così, quindi questo è molto importante, no? Così, anche quando c'è tanta gente che va in India, il primo che trovano davanti è un babaci travestito così, magari con un dote così, loro lo scambiano con maestro spirituale autentico, ci fanno dare l'iniziazione, gli danno una donazione e basta. Poi io c'ho mio guru, mi ha detto di fare questo, questo, quello, ma oh, no. In realtà guru autentico significa è autentico, che è collegato con una catena di maestri spirituali fino ad arrivare all'origine, che è Krishna, l'origine della conoscenza, l'origine della conoscenza, no? Quindi se uno vuole essere imbrogliato a sua scelta, però una persona intelligente che legge il Bhagavatam, la Bhagavad Gita, no? Segue un maestro spirituale come Srila Prabhupada, così. Tutti gli altri maestri spirituali autentici che sono, no, conosciuti dalla catena parampara, allora tutto va bene. Se no è come se noi facciamo un impianto elettrico, un impianto idraulico, mettiamo i tubi e poi non colleghiamo il tubo centrale all'acqua, insomma, al serbatoio dell'acqua. Sì, la tubazione c'è, ma non passa l'acqua. Quindi questo significa, no? Se non siamo collegati a una catena di maestri spirituali che originalmente arriva da Krishna, quindi tutto sembra che può andare bene, ma no, non va bene niente così, è tutto fasullo così. Bene, io mi fermo qui, se volete dire qualcosa. Quindi il Signore è la causa della creazione, della distruzione, della manifestazione cosmica. Per questa ragione gli esseri celesti pregarono di essere benedetto dal suo sguardo misericordioso. Quindi, se vogliamo farci benedire dal sguardo misericordioso di Krishna, dobbiamo cercare di fare avanzamento spirituale impegnandoci nella coscienza di Krishna per il beneficio nostro e per il beneficio dell'umanità, per alleviare il caos che esiste e la calamità nella creazione materiale, no? Per distruggere ogni calamità nella creazione materiale. Quindi, tutte queste calamità che ci sono nel mondo materiale sono tutto prodotto dell'ignoranza, passione e ignoranza. Quindi quelle che manca specialmente attualmente, oggigiorno, su questo pianeta, così manca la virtù. Dai, gridare Maharaj Kiji. Quindi tutti gli esseri, vediamo, no? A livello politico, a livello nazionale, così, agiscono solo sotto l'influenza della passione, passione che significa ognuno vuole diventare proprietario di questo, di quello, no? Di territori, di nazione, così, dell'ignoranza, ignoranza che poi ci si scontra e fanno le guerre di qua e di là. È tutto falso ego, così. Ciao, c'è qualche domanda, qualcosa? Posto, Piero? Srimad Bhagavatam Granth Rajki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande Haribo.